Bene, eccoci qua nel nostro salottino improvvisato, alle spalle c'è la piscina del riscaldamento, ma di fianco a me, alla mia destra e alla mia sinistra, ci sono due record del mondo fatti nella giornata di oggi. Oggi si è conclusa ormai la giornata di gare qui a Lignano, dove è in corso di svolgimento la World Series. Abbiamo alla mia sinistra Simone Barlam, alla mia destra Antonio Fantin. Per non sbagliare, me lo dicono loro in cosa hanno fatto il record del mondo. 50 stile libero, perfetto. Allora, facciamo una cosa un po' particolare. Tutte e due li avete già conosciuti questa mattina. Allora, io a Simone chiedo di raccontarmi qualcosa del suo collega di nazionale. Com'è andato? È andato forte stamattina? Antonio, sì, è andato molto forte. È stata abbastanza una sorpresa, come penso io lo sia stato anche per gli altri. Poi con Antonio... abbiamo esordito in nazionale insieme a Città del Messico, siamo stati immatricolati insieme. La matricola consiste nel nuoto nell'essere, diciamo, sottoposti a delle torture da parte dei membri più anziani, diciamo, della nazionale, facendoci rasare i capelli nei modi più imbarazzanti. Perciò con Antonio, diciamo, c'è un'amicizia che ci lega, direi, dall'esordio insieme, adesso il record del mondo insieme, meglio di così. Ok, tu sei andato forte, anche lui in finale qualcosina ha nuotato. Beh, direi assolutamente. No, beh, come ha detto Simone, comunque un'amicizia, un rapporto che ci lega ormai dalle giovanili. Abbiamo fatto il primo ritiro giovanile assieme a Villongo e poi tutto un percorso che abbiamo fatto pari passo e in due strade parallele, quindi... dalle nazionali giovanile fino ai record del mondo, passando per il Mondiale di Città del Messico, sicuramente un percorso doppio e ancora più bello. Ok, adesso ritorniamo a fare l'intervista classica. Ormai manca un anno a quello che è l'appuntamento clou, quello al quale tutti, immagino, state pensando, a quello a cui tutti state puntando. Per te sarà la prima, giusto? Sì, sarà l'esordio. Sto parlando della Paralimpiade di Tokyo 2020, ovviamente. Non una piccola cosina a caso, anzi, sì, sarà il mio esordio, si spera, anche per Antonio. Entrambi abbiamo fatto mondiali europei, ma l'Olimpiade è ancora una cosa che ci manca, la Paralimpiade, ed è un evento che deve essere una cosa inimmaginabile, dalle dimensioni, la folla, il pubblico. Poi Tokyo, i giapponesi sono sicuro che stanno facendo un lavoro fantastico nell'organizzare tutto, le strutture sono già pronte da anni, dicono, e perciò non vedo l'ora. Tokyo 2020, che cos'è? Magari fino a qualche anno fa era un sogno impossibile, qualcosa che nemmeno ci si immaginava, adesso è molto molto vicino. Sì, è molto vicino, allo stesso tempo lontano, perché comunque c'è tanto lavoro che ancora ci separa da quell'appuntamento e anche dalla possibilità, appunto, di poter partecipare a quell'evento che sicuramente, come ha detto Simone, è un evento mai visto per noi, che comunque abbiamo fatto un mondiale, un europeo, ma che a mio avviso, visto dalla televisione, non ha niente a che vedere con la grandezza, la maestosità che ha una Paralimpiade, che poi è l'appuntamento a cui ogni atleta ambisce e ogni atleta aspira. Benissimo, allora la strada, appunto, è ancora lunga, ma siamo sulla buona strada, direi, tutti, almeno tutti e due siamo sulla buona strada, per cui ringrazio chi ci ha seguito durante questa giornata, ringrazio chi, insomma, ha nuotato ed è andato piuttosto forte, i più forti del mondo, Antonio Fantin, Simone Barlam, grazie a tutti, ciao Lignano. Ciao.